Grazie.
Ci tenevo a dire che i video ASMR tornano, tranquillo che tornano i video ASMR, non subito ma tornano perché tra una cosa e l'altra ci si mette di mezzo sempre le interruzioni che arrivano da parte di mia nonna, quindi non lo so quanto potrò resistere a fare i video ASMR, quindi vediamo un po'. Mi è stato chiesto da parecchie persone, ma anche più di una persona, non lo so quante, vabbè, comunque al momento una, poi magari una, ma anche altre, di fare video ASMR. Ci posso provare, anzi, ci ho già provato in passato. Rimettiamoci in carreggiata a fare video ASMR. E niente, questo era quanto. Aspettate un attimo. Nulla, allora, eccomi qua, dunque. Per quanto riguarda i video vlog, ce ne saranno a palate, ma non vi prometto niente. Sì, a palate vuol dire ce ne saranno molti, come questo qua seduto in casa. Però il resto, come ASMR video di cucina, non lo so, perché questo è un canale beauty e anche non solo mukbang o mukbang, come Dio si voglia. E poi video anche su quanto la spesa, che so che piacciono tanto. Poi, altro, vabbè, i video reaction sicuramente torneranno anche quelli, proprio spero di farli più belli che mai, di lavorarci un po' su, perché l'ultimo video reaction non si è sentito bene per niente, cioè si è sentito solo la mia voce, non il cantante o quel che sia, la musichetta, ma io ho intenzione di fare i video appunto reaction fatti bene, però stavolta speriamo bene, tra virgolette, aiuto. C'è sempre quella promessa che non riesco mai a combinare, a fare, boh, vabbè. E niente, questo è quanto. Quindi era a dopo adesso. Dico dopo perché devo mettere le gocce con l'Irio, quindi non lo so. Boh. Vabbè, niente. Questo è quanto. Allora, qua c'era tutto qua sotto di voi e dove siete voi posizionate col telefono, perché sto registrando col telefono l'iPhone 15, non l'iPhone 7, ma l'iPhone 15. Sto registrando sopra una scrivania barra postazione computer dove tengo che di tutto, insomma, dai profumi ai pennelli, eccetera. Un casino, ma vabbè. Perché la mia camera è tutto un casino. E nulla. Quindi non lo so, ragazze. Non ho idea di come farò per fare tutto questo ambaradan. Cioè, non ho idea di come faccio a fare tutto questo ambaradan di roba. Che non so neanche se lo utilizzerò davvero, se le devo dare. Non lo so. Forse la darò tutta. Aspettate un secondo. Allora, faccio tutto in diretta, vediamo se mi riesce, non l'ho detto. Ok, allora, questo lo metto di qui, perché voglio mettere le cose al suo posticino. Questa è la carta, vedete cos'è questa? La tastiera del mio computer fisso. Adesso questa, aspettate un attimo, ok, che la metto in modo che riesco, aspettate un secondo, Ci tenevo a dire che i video ASMR tornano, tranquillo che tornano i video ASMR, non subito ma tornano, perché tra una cosa e l'altra ci si mette di mezzo sempre le interruzioni che arrivano da parte di mia nonna, quindi non lo so quanto potrò resistere a fare i video ASMR, quindi vediamo un po'. Mi è stato chiesto da parecchie persone, ma anche più di una persona, non lo so quante, vabbè, comunque al momento una, poi magari una, ma anche altre, di fare video ASMR. Ci posso provare, anzi, ci ho già provato in passato. Rimettiamoci in carreggiata a fare video ASMR. E niente, questo era quanto. Aspettate un attimo. Allora, questo è il vestito. Che è bellissimo, non mi ricordo dove l'ho acquistato, però è bellissimo. Non ce l'avrò da un paio d'anni questo vestito, però è bello. E me lo voglio mettere per la casa, quindi via, metterlo a casa. Me lo metto e ci vediamo dopo.
perché così sono guardabile. Ed eccomi qui col vestitino messo. Ora sono tutta un'altra cosa, diciamo, con questo vestitino che non mi ricordo appunto da dove l'avevo preso questo vestito, in che negozio. Forse proprio nel negozio di mia nonna, se non erro. Mi sa di sì, nel negozio di mia nonna. Mi piace, è bello. Non mi ricordo di che marca sia, perché non ho più guardato l'etichettina, l'etichetta. E mi piace davanti questo vestito molto bello. Intanto Laura P, la saluto, ciao. Un bacio. Mi ha messo un cuoricino grande così, grazie mille. Sempre su YouTube. Perché la seguo tantissima a Laura P. Quando posso la seguo tanto tanto, guardo almeno più di 3 video alla volta, giuro, non sto scherzando. A volte riguardo più volte i suoi video, come ho fatto stanotte, sì, mi sembra di sì, intorno alle 4 alle 5 del mattino, ho guardato, voi direte, la serata, come mai così presto? Non lo so, non avevo un caldo boia. E me l'ho voluto guardare un video suo, anzi più video suoi, e nulla. Se siete chiesto della televisione, non ci posso fare niente, ragazze, perché al mattino noi guardiamo il notiziario, e poi ovviamente ognuna fa le proprie cose, già. E nulla, questo è quanto. Già. Bene, non lo so, mi stava venendo in mente fare altri video, ma non ho idea di che altro. Cioè, non è che non ho idea. Vorrei fare dei video che piacciono a me, ma no, innanzitutto non è solo i video per fare quello che piace a me, ma anche i video che potrebbero interessare a voi, ma quali? E di che argomento? Fatemi sapere qua sotto i commenti che video vorreste. Non mi dite solo ASMR perché ci rimango non male, di più, malissimo. Va bene, gli ASMR sono straguardati e stralassanti. So che io sono portata per gli ASMR, però se mi dite ASMR. No, non è che non mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono da impazzire. Voi direte allora che problema hai? No, il problema non è che problema ho. È che vorrei fare video in versione normale come questo. Lo so che c'è una voce ASMR, però per l'amor di Dio, ragazzi, portate pazienza, ma datemi un video, fatemi sapere un video che vi piace a voi. Sì, lo so che porto sempre gli stessi identici argomenti, però datemi il motivo di registrare un video dove vi faccio vedere determinate cose, tipo la cucina, nel senso il cibo, o anche, perché no? Fatemi pensare. Vabbè, la palestra già mi seguite su Instagram, inutile che ve lo dico. Sto andando molto spesso in palestra e le sue sono sempre le stesse, quelle che guardo, Terramare e La Promessa, che sono bellissime tutte quante, tutte e due. Una volta c'era Il Segreto, ma adesso è Il Segreto, bye bye. E quindi non lo so. Già. Boh, potrei farvi video outfit, semmai. Video outfit sono molto interessanti. O anche delle mie giornate, per esempio. Cosa combino al mattino, dove vado, che faccio e via discorrendo. Per non stare sempre a farli su Instagram. Perché su Instagram faccio molti reel, più o meno. Siamo lì, non è che ne faccio tantissimi, ma molti. E qui vale a dire, quei pochi che mi connetto io a Instagram. Vi prego, fatelo, seguitemi su Instagram come youtuber Melania trattino basso 8. Ve lo scrivo qua in sovraimpressione se mi ricordo, se no ve lo linko qua, linko. Vi scrivo, sottoscrivo il nome del mio username di Instagram, TikTok e quant'altro, tipo Facebook, eccetera. Perché su Facebook sono molto attiva per pubblicare i miei video. Infatti, man mano che un video lo pubblico, lo registro, lo monto, perché il montaggio ci vuole un sacco di tempo, lo so, non tutti li monto, però ho capito una cosa: devo imparare a montare bene i video e a tagliare le parti più bravissime, più noiose. Perché dopo un po' che due palle, lo so.
Lo so benissimo. Adesso c'è pomeriggio. No, pomeriggio 5 c'è. Di pomeriggio, sì, vabbè, ciao, dove sei? mattino 5 c'è adesso, quindi ok, top. E nulla. Quindi adesso cosa volevo dirvi? Fatemi sapere i prossimi video che vorrete sulle mie giornate, tipo dove vado, che cosa combino e via discorrendo. Per non fare sempre gli stessi argomenti che possono anche dopo un po' rompere le balls. Ok? E niente. Avete visto quanto, non dico ordinatissimo, però mia nonna mi ha fatto vedere. Quanto mi ha ordinato il mio comodino, ve l'ho ordinato. Aspettate, vi faccio vedere qualcosa. Allora, ho appena registrato la clip, non so se l'avete vista, penso di sì. Tanto man mano che edito questo video lo vedrete. E niente, ho visto, insomma, ho fatto vedere quanto mi ha ordinato. Più là non so se ha ordinato o meno nell'altro comodino, ma in questo sì, senz'altro. In quest'anta qui dell'armadio, che dove vi sto indicando io, che non voi non vedete, però la vedo io da qua, ha riordinato, ha fatto la riorganizzazione delle mie borse, perché io sono disordinata, che non ce n'è. Vabbè, per quanto riguarda i trucchi, no, non sono tanto disordinata, ma il resto c'è da mettersi le mani nei capelli. Vabbè, nulla, vabbè, anche i trucchi. Non sono tantissimo ordinata, lasciamo perdere, però anche qui c'è un casino che non viene bene a nessuno. Infatti, appena posso, tanto lo so che in un anno secondo ritroverò tutto in disordine, perché io quando mi trucco, quando devo prelevare un prodotto, lo lascio sempre dove cavolo impara bene. Alla rinfusa lo metto i prodotti, quindi lasciamo perdere, è meglio. E così ragazzi, sono fatta così. Quando devo prendere un prodotto, prelevarlo da qua, su, da giù, insomma, da ogni angolo della mia postazione computer, lo lascio la rinfusa e non va bene. Quindi mi dà un fastidio allucinante. Mi rende il sistema nervoso molto allucinante, fastidioso. Sì, oltre che brutto. Visivamente al disordine, se faccio ancora più disordine mi sento un po' infastidita. Voi direte: cosa ti costa rimettere in ordine? È che mi scoccia, questo è il punto, mi scoccia parecchio, cioè mi scocciano un poco proprio. E vabbè, sapete, sto guardando un punto di là perché sto guardando, sto ammirando e contemplando allo stesso tempo la busta di Douglas. Ah, non ci credete? Aspettate. Ecco cosa sto guardando da prima e contemplando. La busta di Douglas o Dallas, come Dio si voglia. Mi piaceva molto quella busta lì. Ecco perché me la sto fissando da prima mentre sto parlando con voi. Adoro. Vabbè, qua sopra è tutto un casino, lo so. Tutto un casino che solo io posso vedere quanto casino c'è. Vabbè, no comment. Nel casino c'è, anche da questa parte c'è da mettersi le mani nei capelli, ma vabbè, anche qua non c'è da, vabbè, lasciamo stare, va qui lo stesso. E niente, che questo era tutto per adesso, perché poi c'è un'altra clip che farò, non so se la faccio adesso o in un altro momento. Aspettate che sto a posto le notifiche perché mi stanno urtando il sistema nervoso, volevo dire così prima, però vabbè. E niente, che questo era tutto. Era tutto per adesso perché poi c'è un'altra clip che farò. Non so se la faccio adesso o in un altro momento. Aspettate che sto a posto le notifiche perché mi stanno urtando il sistema nervoso, volevo dire così prima, però vabbè. Ecco qua, ho sistemato il telefono, non potevo più di avere troppe notifiche da, non da YouTube, ci mancherebbe solo quello, però da altre app mi arrivano troppo velocemente e se mi scarica la batteria del telefono, aiuto.
Di no, le ho disattivate perché se ne arrivano troppo. Vabbè, che mi scarica anche volendo mentre registro, ma non è il caso, non è il caso proprio. E vabbè. Sì, per l'amor di Dio. Mi fa anche piacere che mi arriva nel tipo di Telegram e via discorrendo, però quando sono troppe, vabbè, non ce la posso fare. Mi dà un fastidio molte notifiche di Telegram, non tutte, ma alcune sì. E quindi quando sono troppe, va bene, trovo il sistemino di togliere, di disattivarle. Non le disattivo del tutto. Quando entro su Instagram vedo tutti i messaggi, eccetera, ma quando non sono non su Instagram. Ciao, quando sono su Telegram entro e vedo tutto ciò che mi è mandato, mi avete mandato dei messaggi, chi me l'ha mandati ovviamente. Quando non sono su Telegram disattivo perché tanto che me ne faccio di avere tutte le bizzeffe di notifiche e no, e no, e no, e no. Quindi non me ne vogliate se disattivo, ma è perché sinceramente non ce la faccio a vedere tutte queste notifiche che mi vengono tutte l'una dopo l'altra. No, dopo un po' basta. Non voglio essere antipatica, però è così. Cos'altro volevo dirvi? Oggi cos'è oggi? Oggi 25, vero? Presi. Ieri era 24, oggi 25. Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Proprio così. 25 se non erro. Non lo so, aspettate. Guardo qua. In un altro telefono che ho qua. A portata di mano. No, oggi è 26. Sbagliatissimo proprio. 26. 26 giugno. Cacchio dico 25. 26 giugno. E va bene lo stesso. 26 giugno. E niente, grazie. Era per, semplicemente per capire che giorno fosse oggi. Fosse sì, cioè, vabbè, che giorno era, diciamoci la verità, per parlare l'italiano corretto. E nulla. Se vedete che ha acceso sia la luce lampadario che ha aperto la finestra. Perché altrimenti non si vedrebbe niente nel video. Non è una luce chissà quanto eccellente, però non è che dobbiamo essere per forza fare video da come si può dire, cinematografici oppure video da TV. No, vabbè, ognuno la pensa come vuole, però io non mi interessa avere la telecamera da 80.000 euro, così via, non lo so, vabbè, ho sparato una cifra a caso, però non mi sembra. Vabbè, c'è questa telecamera qui che è buona, ma non la utilizzo perché non ha le stesse caratteristiche. Oddio, buono. Ok. Non ha le stesse caratteristiche, vedete, ha un solo obiettivo. Vi dicevo, non ha le stesse caratteristiche dell'iPhone, però questa va più che bene, sì, lo so, mi avete detto migliaia di volte di registrare con questa perché va bene, non tutte la pensano come voi, ma alcune sì, la pensano come voi. Questa è un solo obiettivo, è Canon, vedete che è Canon, ma l'audio non è eccellente, non fa impazzire l'audio. Voi direte sì, forse l'audio è buono. Ascoltate e vedrete quando andrò a registrare sempre con questa telecamera, non è il massimo, ma non mi fa impazzire questa telecamera. Ha un solo obiettivo, ribadisco, si accende da qui, vedete, si accende qui, rec, qui per autoregistrarsi. E vabbè, qua ci sono tutte le altre impostazioni. Oddio, mi stavo guardando il telefono, vabbè, nulla. Comunque, questa è, ribadisco, la faccio rivedere, è Canon. Però ho un computer fisso. E anche Windows Movie Maker, potrei avere altri programmi di montaggio, ma per il momento mi basta KaiMaster, o come Dio si voglia chiamarlo. Si dice CineMaster o KaiMaster, no, forse KinaMaster, sì, perché ho sentito dire che non si dice KineMaster, ma KaiMaster. Vabbè, non importa, comunque, giù di lì, sempre quella è la sostanza. Di
dell'app di montaggio, oppure c'è CapCut che è un programma di montaggio molto buono, io non riesco mai a utilizzare, non so perché. Quando lo devo utilizzare mi fa sempre un fastidio che non vi dico, ah, oggi volevo andare in giro un po' per Palau, ma non ho idea se andarci o meno. Sì, andare, sì, ma non se vado con voi, boh, non ne ho idea. E nulla. Allora, adesso sono le... Aspettate che mi guardo attorno. Se sono già oltre le 8, esco già e mi cambio di nuovo. Sì, sono le... Aspettate un attimo. Le 8:56, quasi le 9. Intorno alle 10 mi preparo ed esco a farmi una bella passeggiatina. Che non ho proprio voglia. Passeggiata, si fa per dire perché mi diverto a starmi un po' all'aria aperta per non stare sempre chiusa in casa. Poi intorno alle 10, dalle 10 in quarto in poi, me ne rientro a casa. Tanto forum c'è anche di pomeriggio, mi pare, forum Barbara Palombelli. Forum c'è, sì lo so, c'è che, vabbè, c'è che non le piace vedere forum, ma forum mi dà tanta, non dico proprio allegria, ma mi fa capire come è fatto il mondo oggi, a che punto è arrivato il mondo oggi e quanti rischi ci sono oggi nel mondo. Non dico per farla tragica, ma il mondo di oggi è un po', aspettiamo, per dire. Andiamo sul chi va là, perché ho sentito tante quelle tragedie in questi giorni che manco io me le immaginavo, queste tragedie così brutte, su cose così anomale che ho sentito al TG5. Mamma mia, per carità di Dio. No, non voglio parlare di tragedie, però è la verità, ragazze. Non mi piaceva niente quello che sta succedendo in tutto il mondo, cioè in Italia perlomeno, perché l'Italia siamo belli, ma non siamo tanto bravi quando combiniamo delle bravate pazzesche, no. Quando combiniamo cose come tipo, vabbè, non voglio entrare nel merito di nessuno e né tantomeno difendere nessuno, perché quando poi io difendo gli altri non difendono gli altri ancora, o peggio, o peggio. Voi direte di cosa puoi parlare? No, sto parlando che non se ne può più di queste cose qui. Di questi. Di tutte queste sofferenze che stanno accadendo nel mondo. Vabbè. Ok, ragazze. Già. E purtroppo è così, ragazze. Volete o non volete, le cose brutte accadono quasi sempre, o in Italia o all'estero, ovunque noi siamo, succede sempre così. Accadono le disgrazie una dopo l'altra. E non è che ce la tiriamo noi, ma purtroppo a volte succedono, o quasi sempre. Anche la violenza sulle donne non è mai una bella cosa, e purtroppo c'è come. Ma che le donne fanno violenza agli uomini. Vabbè, chiudiamo questo discorso, aperta e chiusa parentesi. Non so quanto sia durante questo video, ma spero che abbiate capito il concetto del mio argomento, che sono stufa e stanca di sentire gli uomini che fanno del male alle donne, perché non è una cosa bella. Sì, è vero, anche in famiglia succedono brutte cose, non solo, in tutte le famiglie. Non solo una, in più famiglie. Ecco qua, ho sistemato il telefono, non potevo più di avere troppe notifiche da, non da YouTube, ci mancherebbe solo quello, però da altre app mi arrivano troppo velocemente e se mi scarica la batteria del telefono. Aiuto. Di no, le ho disattivate perché se ne arrivano troppo. Vabbè che mi scarica anche volendo. Mentre registro, ma non è il caso, non è il caso proprio. E vabbè. Sì, per l'amor di Dio. Mi fa anche piacere che mi arriva nel tipo di Telegram e via discorrendo, però quando sono troppe, vabbè, non ce la posso fare. Mi dà un fastidio molte notifiche di Telegram. Non tutte, ma alcune sì. E quindi quando sono troppe,
Va bene, trovo il sistemino di disattivarle. Non le disattivo del tutto. Quando entro su Instagram vedo tutti i messaggi, eccetera. Ma quando non sono su, non su Instagram. Ciao. Quando sono su Telegram entro e vedo tutto ciò che mi è mandato mi avete mandato dei messaggi. Chi me l'ha mandati, ovviamente. Quando non sono su Telegram, disattivo perché tanto che me ne faccio di avere tutte le bizzeffe di notifiche e no, e no, e no, e no. Quindi non me ne vogliate se disattivo, ma è perché sinceramente non ce la faccio a vedere tutte queste notifiche che mi vengono tutte l'una dopo l'altra. No, dopo un po' basta. Non voglio essere antipatica, però è così. Cos'altro volevo dirvi? Oggi cos'è oggi? Oggi 25, vero? Un preso. Ieri era 24, oggi 25. Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Proprio così. 25 se non erro. Non lo so, aspettate. Guardo qua. In un altro telefono che ho qua. A portata di mano. No, oggi è 26, sbagliatissimo proprio. 26, 26 giugno. Cacchio dico 25, 26 giugno. E va bene lo stesso. 26 giugno. E niente, ragazze. Era per, semplicemente per capire che giorno fosse oggi. Fosse, sì, cioè, vabbè, che giorno era, diciamoci la verità. Per parlare l'italiano corretto. E nulla. Se vedete che ha acceso sia la luce lampadario che ha aperto la finestra, perché altrimenti non si vedrebbe niente nel video. Non è una luce chissà quanto eccellente, però non è che dobbiamo essere per forza fare video da, come si può dire, cinematografici oppure video da TV, no, vabbè, ognuno come ognuno la pensa come vuole, però io non mi interessa avere la telecamera da 80.000 euro o così via, non lo so, vabbè, ho sparato una cifra a caso, però non mi serve. Vabbè, c'è questa telecamera qui che è buona, ma non la utilizzo perché non ha le stesse caratteristiche. Oddio, buono. Ok. Non ha le stesse caratteristiche, vedete, ha un solo obiettivo. Vi dicevo, non ha le stesse caratteristiche dell'iPhone, però questa va più che bene. Sì, lo so, mi avete detto migliaia di volte di registrare con questa perché va bene. Non tutte la pensano come voi, ma alcune sì, la pensano come voi. Questa è un solo obiettivo, è Canon, vedete che è Canon. Ma l'audio non è eccellente, non fa impazzire l'audio. Voi direte sì, forse l'audio è buono. Ascoltate e vedrete quando andrò a registrare sempre con questa telecamera. Non è il massimo, ma non mi fa impazzire questa telecamera. Ha un solo obiettivo, ribadisco. Si accende da qui, vedete? Si accende qui. Rec, qui per autoregistrarsi. E vabbè, qui sono tutte altre impostazioni. Oddio, mi stavo guardando il telefono, vabbè, nulla. Comunque, questo è, ribadisco, la faccio rivedere, è Canon, però ho un computer fisso e anche Windows Movie Maker, potrei avere altri programmi di montaggio, ma per il momento mi basta KyMaster, o come Dio si voglia chiamarlo, si dice CineMaster o KyMaster, no, forse KineMaster, sì, perché ho sentito dire che non si dice KineMaster, ma KyMaster, vabbè, non importa. Comunque, giù di lì, sempre quella è la sostanza dell'app di montaggio. Oppure c'è CapCut, che è un programma di montaggio molto buono. Io non riesco mai a utilizzare, non so perché. Quando lo devo utilizzare, mi fa sempre un fastidio che non vi dico. Ah, oggi volevo andare in giro un po' per Palau, ma non ho idea se andarci o meno. Sì, andare sì, ma non se vado con voi, boh, non ne ho idea. E nulla. Allora, adesso sono le. Aspettate che mi guardo attorno. Se sono già oltre le 8.
Esco già e mi cambio di nuovo. Sì, sono le. Aspettate un attimo. Le 8:56, quasi le 9. Intorno alle 10 mi preparo. Ed esco a farmi una bella passeggiatina. Che non ho proprio voglia. Passeggiata, si fa per dire perché. Mi diverto a starmi un po' all'aria aperta per non stare sempre chiusa in casa. Poi intorno alle 10, dalle 10 in quarto in poi, me ne rientro a casa. Tanto forum c'è anche di pomeriggio, mi pare, forum Barbara Palombelli. Forum c'è, sì lo so, c'è chi, vabbè, c'è chi non le piace vedere forum, ma forum mi dà tanta, non dico proprio allegria, ma mi fa capire come è fatto il mondo oggi, a che punto è arrivato il mondo oggi e quanti rischi ci sono oggi nel mondo. Non dico per farla tragica, ma il mondo di oggi è un po'. Aspettiamo, per dire, andiamo su chi va là, perché ho sentito tante quelle tragedie in questi giorni che manco io me le immaginavo, queste tragedie così brutte. Su cose così anomale che ho sentito al TG5, mamma mia, per carità di Dio. No, non voglio parlare di tragedie, però è la verità, ragazze. Non mi piace per niente quello che sta succedendo in tutto il mondo, cioè in Italia perlomeno, perché l'Italia siamo belli, ma non siamo tanto bravi quando combiniamo delle bravate pazzesche, no. Quando combiniamo cose come tipo, vabbè, non voglio entrare nel merito di nessuno e né tantomeno difendere nessuno, perché quando poi io difendo gli altri non difendono gli altri ancora, o peggio, o peggio. Voi direte di cosa puoi parlare? No, sto parlando che non se ne può più di queste cose qui, di tutte queste sofferenze che stanno accadendo nel mondo. Vabbè. Ok, ragazze. Già. E purtroppo è così, ragazze. Volete o non volete, le cose brutte accadono quasi sempre, o in Italia o all'estero, ovunque noi siamo. E succede sempre così. Accadono le disgrazie una dopo l'altra. E non è che ce la tiriamo noi, ma purtroppo a volte succedono, o quasi sempre. Anche la violenza sulle donne non è mai una bella cosa. E purtroppo c'è come. Ma anche le donne fanno violenza agli uomini. Vabbè. Chiudiamo questo discorso, aperte e chiuse parentesi. Non so quanto sia durante questo video, ma spero che abbiate capito il concetto del mio argomento, che sono stufa e stanca di sentire gli uomini che fanno del male alle donne, perché non è una cosa bella. Sì, è vero, anche in famiglia succedono brutte cose, non solo, in tutte le famiglie, non solo una, in più famiglie. Allora, qua c'è il DGC, ne so che un po' interesserà poco a nessuno, però mi piace far vedere quanto io non mi ha riordinato gli indumenti di dosso, ovvero intimi. Reggiseni, reggiseni e reggiseni, reggiseni, pezzette per gli occhiali e profumi e via discorrendo, come le foto e quant'altro. Vabbè, solo reggiseni e cose interessanti, come per esempio un fazzoletto, due pacchi di fazzoletti, vedete? Eccolo qua, reggiseni. E reggiseni, foto e altri reggiseni. Poi, spostandoci di qua, spostando l'altro cassetto, aspettate se riesco. Eccoci qua, mutande e mutande. Una mascherina, non siamo che devo correre in ospedale, ma ci faccio le corna perché spero di no. Vabbè, boxer per quando ho le mestruazioni, ciclo. E tanga, quando vado all'estetista fammi la ceretta all'ingue. Tutto lì, a posto. Mutande, mutande e mutande. E boxer, a posto.
Mentre qua sopra ho tutte cianfrusaglie. Per esempio qua c'è, vabbè, questo filo della batteria, della carica batteria del telefono, cuffie, cuffie, telecomando di un vecchio stereo, poi una crema mani, fazzolettini, vabbè, una lettera dell'agenzia delle entrate, ma vabbè, una scatola del mio iPhone 15, vabbè, libro di William Shakespeare, Romeo e Giulietta e la mia crema corpo. Vabbè, una molletta che state vedendo apposta, state intravedendo, una molletta, un sacchettino di bijou, un'altra molletta e una crema a piedi, questa qui sarebbe questa, uno scontrino e vabbè. Ed è la mia solita bajour che la utilizzo la notte quando non mi piace affrontare il buio, ovviamente, come giusto che sia. Vabbè, lasciamo perdere, è meglio, va? Lasciamo perdere. E vi dicevo, all'interno di ogni muro domestico, della propria mura domestica, purtroppo accadono queste cose. Comunque vabbè, diciamo perdere è meglio. Oggi cosa intenso di combinare? Ma non lo so, ragazze, perché il video non so quanto sarà chilometrico, però ho intenzione di fare tante, 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 tanti videoclip. Lo so che vi annoierò, ma speriamo di farlo corto, più corto possibile. Anche se non sarà tanto corta, sperando che voi me lo guardiate, questo video. Non so cosa ci potrà essere di interessante, però ci tenevo a fare un video lungo, perché a me i video lunghi mi piacciono. Cioè, li guardo anche i video lunghi. Tipo andare in palestra, non posso andare a cucciolare, ma se vorrei ti metto una foto qua della mia palestra. Di dove vado io alla palestra. Io di tanto in tanto vado a Liceo Colomba, cioè sarebbe qua a Palau, però è in campagna e mi ci trovo molto bene. Tra l'altro insegno al mio professore di ginnastica e mi ci trovo stra bene. Stra benissimo. Adesso mi vesto e controllo che ore sono. Sono già le 9, andiamo bene. Allora, mi sa che mi preparo già da adesso. Sì, mi preparo già da adesso. Faccio solo le sopracciglia, il resto non lo faccio. Non perché non voglio truccare, ma perché non ho proprio voglia. Oddio, che faccia che ho. Questi peletti mi fanno un'irritazione, che non vi dico irritazione, però mi danno fastidio. Questi peletti qui. Vabbè, niente. Ebbene, a dopo. Allora, mi sono vestita un'altra volta di un altro abbigliamento che poi verrò a vedere perché così non si vede una mazza. E sì, mi sono tolto gli occhiali perché mi devo almeno acconciare un po' le sopracciglia, già che ce l'ho di M. Vabbè. Ecco, non si vede neanche cosa sto combinando, però vabbè. No, alla fine non esco di casa, ragazzi. Non ce la faccio, mi vergogno troppo a uscire di casa e a fare videoblog. Ti posso fare volendo qua, ma fuori mi vergogno una mazza. Non perché chissà per quale motivo, ma perché boh. Prima ero abituata, adesso non più di tanto. Non lo so perché. Boh, forse mi vergogno, che cavolo ne so. Non avete. Ah, ecco. La matita che sto utilizzando è della Essence,
02 Brown, credo. Sì, 02 Brown, questo qua. Tanto già lo sapete che matite utilizzo. Questo ancora è interminabile, però vabbè. È del fissante mascara della Essence. Che colorazione è questa? Boh. Non lo so, comunque. È maroncina e mi ci trovo molto bene. Colora e fissa bene le sopraccigliucce. Ok, a posto. Adesso mi sistemo un po' meglio i capelli, quei pochi capelli che mi rimangono, perché non è il massimo come questi capellacci. Non li odio, ma quasi, c'è un odio per questi capellacci che mi ritrovo. Allora, ecco qua. Poi, adesso qua mi vuoi trovare lo specchio, lo sposto un attimo. Ok. Mi vorrei mettere un cerchietto, ma dopo un po' mi stufa. Boh, vabbè. Mi stufa veramente tanto il cerchietto. Non sono a casa cosa lo tengo a fare, non lo so il cerchietto. Oddio, questi ciuffi non li sopporto. Ebbene sì, ragazzi, ora sono sistemata più o meno. Insomma, la cosa non l'ho fatta granché bene, però almeno più decente di prima. Sì, ragazzi, questo è quanto. Ho dimenticato una cosa, attendete. Allora, mi sono vestita un'altra volta di un altro abbigliamento, che poi verrò a vedere perché così non si vede una mazza. Sì, mi sono tolto gli occhiali perché mi devo almeno acconciare un po' le sopracciglia, già che ce l'ho di M. Vabbè. Ah, ecco, non si vede neanche cosa sto combinando, però vabbè. No, alla fine non esco di casa, ragazzi. Non ce la faccio, mi vergogno troppo a uscire di casa e a fare videoblog. Ti posso fare volendo qua, ma fuori mi vergogno una mazza. Non perché chissà per quale motivo, ma perché boh, prima ero abituata, adesso non più di tanto. Non lo so perché. Boh, forse mi vergogno, che cavolo ne so. Non avete. Ah, ecco. La matita che sto utilizzando è della Essence 02 Brown, credo. Sì, 02 Brown, questo qua. Tanto già lo sapete che matita utilizzo. Questo ancora è interminabile, però vabbè. È del fissante mascara della Essence. Che colorazione è questa? Boh. Non lo so, comunque. È maroncina e mi ci trovo molto bene. Colora e fissa bene le sopraccigliucce.
Ok, a posto, adesso mi sistemo un po' meglio i capelli, quei pochi capelli che mi rimangono, perché non è il massimo come questi capellacci. Non li odio, ma quasi, c'è un odio per questi capellacci che mi ritrovo. Allora, ecco qua. Poi, adesso qua lo vado bene lo specchio, lo sposto un attimo. Ok. Mi vorrei mettere un cerchietto, ma dopo un po' mi stufa. Boh, vabbè. Mi stufa veramente tanto il cerchietto. Non so a casa cosa lo tengo a fare, non lo so il cerchietto. Oddio, questi ciuffi non li sopporto. Ok. Ebbene sì, ragazzi, ora sono sistemata più o meno. Insomma, la cosa non l'ho fatta granché bene, però almeno più decente di prima. Sì, ragazzi, questo è quanto. Ho dimenticato una cosa, attendete.